serie bwin, tutti i colori della passione. 42esima giornata della serie bwin, ultimo atto del campionato prima di playout e playoff che inizieranno giovedì con la gara d'andata delle semifinali. Atalanta già promossa in Serie A, di scena a Grosseto, Atalanta che cerca di confermarsi al primo posto rintuzzando il tentativo di inseguimento del Siena, impegnato a Bergamo con l'Albino Leffe. Di fronte alla formazione di Colantuono il Grosseto di Serena, che non ha più nulla da chiedere al campionato, prova però all'inizio proprio la formazione di casa a mettere paura alla porta difesa da Frezzolini, il destro tentato da Crimi, pallone alto sopra la traversa, è il primo tentativo della squadra di casa. Prova allora a rispondere l'Atalanta, cross di Doni, pallone in area, Del Vecchio non riesce con il destro a inquadrare lo specchio della porta, c'era però Narciso sulla traiettoria del pallone. Allora ancora Grosseto, lo scambio Mora Caridi, il destro dell'esterno sinistro del Grosseto termina lato, il pallone non ha preso il giro desiderato dal giocatore del Grosseto. Allora è l'Atalanta a rendersi pericolosi in area di rigore con Madonna che viene strattonato, messo giù, la formazione ospite reclama per un calcio di rigore per il signore Palazzino di Ciampino, è tutto regolare. Allora ancora Atalanta con Doni che innesca Padoin, bravissimo Narciso in uscita a chiudere lo specchio della porta al centrocampista dell'Atalanta. Ci prova il Grosseto, invenzione di Consonni in verticale, il tentativo di pallonetto di Alessandro, è bravo Frezzolini ad intervenire, sempre 0-0. Allora nuovo tentativo del Grosseto, questa volta Caridi a tentare il destro giro, ancora Frezzolini presente a dire di no alla squadra allenata da Serena. Grosseto ancora in avanti, questa volta il turno di Mora, il sinistro, pallone sul palo e Frezzolini poi salva, ci ha provato l'ex giocatore anche del Napoli, Mora, il suo sinistro velenoso, batte Frezzolini ma pallone che termina sul palo. Al minuto 44 Atalanta in vantaggio, cross dalla destra di Madonna e Simone Tiribocchi di testa realizza il 14esimo gol in campionato. È bravissimo il tir a prendere il tempo al centro dell'area e a staccare per il colpo di testa che vale l'1-0 per l'Atalanta. Atalanta che quindi va al riposo in vantaggio. E Grosseto che nel secondo tempo prova a rispondere. Al quinto minuto ci prova proprio Alessandro, liberatosi in area di rigore con un destro. Pallone alto. Qualche minuto dopo, all'11esimo, è il turno di Mora, il suo sinistro su punizione. Ancora Frezzolini, bravo, sul proprio palo di competenza a dire di no al giocatore del Grosseto. Atalanta che cerca il colpo del KO, Doni inventa per Del Vecchio, è bravissimo. Narciso in uscita a dire di no al numero 40 dell'Atalanta che provava la volée al volo di destro. A 7 minuti dalla fine, ovvero all'83esimo, dai e vai Caridi con Sonni di alta qualità. E Gaetano Caridi lo conclude con un destro in diagonale che batte Frezzolini, 11esimo gol in campionato per l'esterno sinistro del Grosseto, pregevole la conclusione, non può nulla Frezzolini, 1-1 finale dunque a Grosseto, Atalanta che chiude a 79 il campionato, Grosseto a quota 50.